Thomas Hobbes è uno dei più importanti esponenti della filosofia moderna e tra l'altro è uno dei massimi esponenti di una delle correnti filosofiche e politiche secondo me più curiose, in assoluto più belle da studiare, che è il contrattualismo. Oggi in questo video andremo insieme a scoprire una delle opere principali di Hobbes e in assoluto secondo me della storia della filosofia, che è il Leviatano, un'opera che vi incuriosirà talmente tanto che secondo me andrete tutti ad ordinarla per leggerla alla fine di questo libro. Vedremo insieme le parti portanti e soprattutto cercheremo di capire in che contesto si forma un'opera così complessa e così interessante. Bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che siete qui. Mi presento velocemente, io mi chiamo Esmeralda Moretti e mi occupo di filosofia, storia della filosofia, attualità e sviluppo del pensiero critico su tutti i principali social, quindi Instagram, TikTok, YouTube e Spotify, dove mi trovate come esme-psiturisma. Oggi andiamo ad analizzare quella che secondo me è una tra le fasi più interessanti della storia della filosofia. Ci addentriamo nel 600 inglese, appunto con la figura di Thomas Hobbes e soprattutto apriamo la grande pagina, il grande libro, anzi la grande libreria, per quante cose ci sarebbero da dire, del contrattualismo. Io sicuramente lo affronterò in ogni salsa, in ogni modo. Iniziamo però proprio con Thomas Hobbes. Lasciatemi iniziare con una premessa molto vaga, adesso vi chiederete ma a che serve, ma vi assicuro che vi tornerà utile nel corso di questo video. Noi ci stiamo addentrando nella modernità. La modernità è un'epoca in crisi, lasciatemi usare questa espressione vaga, ma vi assicuro vi tornerà molto chiara. Perché? Perché se in qualche modo il mondo antico, quindi il mondo greco, il mondo romano, ma anche il mondo medievale, erano stati ciascuno a modo proprio caratterizzati da una ricerca di un fine, di un finalismo, di una tendenza verso qualcosa, che nel mondo classico poteva essere l'idea di una razionalità intrinseca, nel mondo medievale, neanche a dirlo, era l'idea del creazionismo, di una divinità, ecco, tutte queste tendenze, tutti questi atteggiamenti che sono in qualche modo rassicuranti, lasciatemi dire, vengono meno nella modernità. Negli scritti di molti intellettuali moderni, li vedremo in svariati video, si rintraccia un'esigenza di fondazione che si concretizzerà in quella che è la corrente filosofico-politica del contrattualismo. Contrattualismo da contratto, la parola, il contratto è una cosa che non è che si trova nella natura, ma è una cosa che si crea e che dà vita a qualcosa di nuovo, a un nuovo ordine. Lasciatemi dire questa cosa. L'ordine non è da rintracciare, l'ordine è da creare. Questa è la più grande innovazione della modernità. Poiché non si percepisce più come ovvia e naturale quella che è la convivenza tra gli uomini, torneremo su questa cosa, e si comincia a pensare che la convivenza tra gli uomini debba avere una qualche altra origine che non è naturale. Pensiamo agli antichi, pensiamo ad Aristotele, no? Che usavano descrivere l'uomo come un animale sociale, un animale politico. Ecco, questa cosa nella modernità sembra assurda, perché la modernità è un'epoca caratterizzata da guerre, da lacerazioni, da difficoltà, e sembra assurdo concepire l'uomo come un animale capace di stare insieme. Bisogna quindi capire in che modo l'uomo può stare insieme senza ricorrere a quella che è la guerra. Questa è la premessa che volevo fare. La modernità scopre al centro di quello che è l'universo degli uomini non un fine, ma gli interessi che sono interessi singolari e quindi dei fini che cominciano a diventare fini privati. L'interesse, la scoperta delle tendenze singolari degli uomini è forse la riflessione più profonda a cui giunge la filosofia moderna. Thomas Hobbes vive tra il 1588 e il 1679, in un'epoca che soltanto a nominare, insomma, questi anni sicuramente saranno venuti in mente una serie di eventi storici che adesso andremo brevemente a richiamare. Ecco, Hobbes è al centro di tutte queste tempeste economiche, sociali, politiche, culturali che andremo a richiamare brevemente, e quindi noi dobbiamo tenere a mente questi eventi per capire la sua opera. Abbiamo a che fare con un intellettuale del Seicento, un intellettuale inglese del Seicento, e il Seicento è un secolo molto denso per l'Europa in generale. Pensiamo alla guerra dei Trent'anni, no? Ma è un secolo molto impegnativo, molto denso, soprattutto per l'Inghilterra, perché il Seicento inglese, fatemelo riassumere in questa formula che adesso andremo piano piano a sciogliere, è il secolo del grande scontro tra sostenitori e oppositori dell'assolutismo. C'è in ballo il match, lo scontro tra repubblica e monarchia, che non è cosa da poco, lasciatemi dire. Ricostruiamo brevemente il quadro storico. Nel 1603 muore senza eredi, senza una discendenza, Elisabetta I Tudor. In mancanza di qualunque tipologia di erede diretto, in mancanza di figli, insomma, il trono viene ereditato da Giacomo I Stuart, che, ironia della sorte, era il figlio di Maria Stuart, che
era appunto la cugina di Elisabetta, che Elisabetta aveva scelto appunto di far giustiziare nel 1587 perché era un personaggio scomodo, scomodo per fini religiosi e quindi politici, in quanto era sostenitrice ed esponente del cattolicesimo, e quindi era una figura che divideva il regno e attentava in qualche modo al fatto appunto che ci fosse Elisabetta al trono. Giacomo I Stuart non è in grado di gestire il regno né a livello di politica interna né a livello di politica estera. Lasciando da parte la politica estera, concentriamoci sulla politica interna. Giacomo si crea due grandi nemici, da una parte nemici religiosi, d'altra parte nemici politici. Infatti Giacomo si mostra estremamente intollerante nei confronti dei puritani e si inimica ai cattolici, quindi si crea questo clima di tensione religiosa generale che porta a congiurare più volte appunto contro di lui per cercare di allontanarlo dal trono. Abbiamo ad esempio la congiura delle polveri, che è forse l'evento emblematico di questo momento. D'altra parte, già come abbiamo detto, si crea dei nemici politici. Perché? Perché crea delle enormi tensioni che culmineranno con il suo successore al trono, ossia Carlo I, delle enormi tensioni tra Parlamento e Corona. Perché? Perché Giacomo impone, facciamola molto breve, insomma, delle tasse che il Parlamento non aveva approvato e non considera quello che è il volere e l'opinione del Parlamento, non ne tiene assolutamente conto e quindi dà uno stampo fortemente monarchico, una direzione assolutista al regno. Poi succede un evento internazionale, chiamiamolo così, che è la Guerra dei Trent'anni. Guerra dei Trent'anni, appunto, dura 30 anni, 1618 inizia, 1648 finisce con la pace di Westfalia, e è una guerra che investe l'intera Europa e si trasforma in breve in un conflitto armato molto violento per l'egemonia in Europa. Quindi tutte le più grandi potenze, in un modo o nell'altro, entrano all'interno di quella che è la guerra dei 30 anni. Ovviamente anche l'Inghilterra non ne resta immune, tra l'altro perché Carlo I, che abbiamo detto essere il successore al trono, insomma colui che succede a Giacomo, non solo è ancora più assolutista, ma sostiene pure un'altra cosa, che è il diritto divino del re, cosa tra l'altro a cui si opporrà, lo vedremo in un altro video, un altro grandissimo esponente del contrattualismo di questo periodo, un po' successivo insomma, che è Locke, John Locke, che si schiererà contro Filmer, che è un teorico sempre di questo periodo, che invece sostiene il diritto divino del re. Locke dirà assolutamente no, non è una cosa possibile. Carlo I invece lo sostiene, come abbiamo detto. Quindi Carlo I, che ha tendenze all'assolutismo da una parte e dall'altra interviene violentemente in quella che è la politica religiosa, quindi di nuovo si creano i due presupposti che già c'erano stati con Giacomo I, ossia divisione politica e divisione religiosa, e crea una serie appunto di problemi, di tensioni che culminano in quella che è la guerra civile inglese. Uno scontro, un conflitto che dura circa 10 anni, dal 1642 al 1651, e che è un episodio importantissimo. Perché? Beh, perché non siamo di fronte ad un semplice, passatemi il termine, conflitto per capire chi deve succedere al trono o a un semplice scontro tra fazioni per avere il potere. Siamo di fronte a un evento epocale, un evento spartiacque, perché sul tavolo non c'è soltanto la persona che deve prendere il potere, ma il modo in cui questo potere si vuole che sia distribuito, il modo in cui si deve concepire la distribuzione del potere e quindi lo stare insieme sociale. Da una parte ci sono i sostenitori della Repubblica e dall'altra i sostenitori della monarchia, due modi opposti di concepire la società, l'organizzazione sociale. A trionfare sarà il Commonwealth, potremmo dire la Repubblica inglese, sotto la guida di un personaggio, insomma, che si studia molto spesso a scuola, ossia Oliver Cromwell, dopo una serie di dinamiche molto violente, molto sanguinose, tra cui occorre ricordare almeno la decapitazione del re Carlo I, che avviene nel 1649 e sancisce la fine della monarchia, dell'assolutismo, così come lo si era inteso in questi decenni. Non finisce così la storia perché è molto più impegnativa, ma ciò che ci importa tenere a mente è che d'ora in poi si farà di tutto per limitare, per contenere, per arginare, per impedire, ok? Quello che è il dispotismo, quello che è l'assolutismo, le tendenze assolutistiche. Il potere del re non sarà mai più sciolto da quelli che sono i vincoli parlamentari. Questo perché la società civile comincia a comprendere e a pretendere la presenza di un testo costituzionale, l'importanza di avere un testo costituzionale a cui lo stesso re deve essere sottoposto, cioè il re non deve essere superiore alla legge, superiore al testo, insomma, costituzionale eventualmente, ma deve esservi sottoposto. Il re non può governare senza vincoli, ma deve anche lui avere dei vincoli, che magari sono vincoli diversi. Questo, ad esempio, è quello che dice Hobbes, ma devono comunque essere vincoli. Di lì a pochi anni
anni la Glorious Revolution, la rivoluzione gloriosa degli anni 80 del 600, farà arrivare insomma all'affermazione di quella che è la sovranità parlamentare. Per ora non siamo ancora a questo livello, ma ci si arriverà presto. Noi è esattamente in questo contesto che dobbiamo collocare l'opera di Hobbes, un'opera che infatti vede la sua prima edizione nel 1651, ossia l'anno in cui finisce quella che è la guerra civile inglese. Il titolo è emblematico, ve lo leggo in italiano. Leviatano o materia, forma e potenza di uno stato ecclesiastico e civile. Se il titolo è emblematico, il frontespizio, beh, lo è ancora di più, lasciatemi dire. Questo perché sul frontespizio dell'opera, che è tra i più famosi in assoluto, e possiamo vedere il busto di un sovrano, capiamo che è un sovrano perché ha la corona, e in qualche modo, se lo guardate bene, ha anche le fattezze molto simili a quelle che erano state le fattezze di Cromwell, quindi c'è forse questo richiamo che, insomma, lo butto lì, non so se è una cosa sicura, però l'ho sempre notata, insomma. E il corpo di questo sovrano, le braccia di questo sovrano, qualunque parte che vediamo, insomma, di questo sovrano, è composto a sua volta da altri piccoli uomini, questi piccoli omini che fluttuano nel corpo del sovrano, li vedete? E questo Leviatano si chiama, il Leviatano è un mostro biblico, stringe in mano da una parte la spada è il simbolo del potere temporale, e dall'altra stringe uno scettro che sarebbe il simbolo invece del potere religioso. Per capire questo libro, oltre a tenere a mente il contesto storico che abbiamo richiamato, dobbiamo cercare anche, secondo me, di immedesimarci in quelle che sono, che potevano essere le ansie di chi vive quest'epoca, un'epoca dilaniata da conflitti e quindi caratterizzata da molta paura, da ansia, un'epoca in cui, come abbiamo detto nella guerra di 30 anni, ma anche prima, le potenze europee si contendono il primato, si contendono la supremazia. Pensate, vivere magari con la paura di vedere da un momento all'altro il proprio paese, la propria casa, i propri familiari invasi da quella che doveva essere l'invincibile armata di Filippo II, ad esempio. E questo è solo un esempio, ecco, anzi magari anche un po' precedente, pensate a quelli che dovevano essere tutti i conflitti successivi, davvero la guerra di 30 anni, la costante ansia, la costante angoscia. È chiaro che una condizione sociale e storica come questa, in cui la pace è un miraggio, sembra qualcosa di assurdo, di lontano, e tutto ciò che si vede intorno è la guerra, ecco, una condizione come questa sembra suggerire l'impossibilità di credere a quello che avevano detto gli antichi, ossia, come abbiamo detto, Aristotele, l'uomo è un animale sociale, l'uomo è un animale politico. Gli uomini di questo tempo, in qualche modo, si chiedono come fa l'uomo ad essere un animale sociale o un animale politico se si fa sempre la guerra? È una domanda lecita, no? Ecco perché la visione politica di Hobbes, se da una parte rispecchia la modernità, perché rispecchia il sentire di un'epoca, beh, dall'altra, lasciatemi dire, la fonda la modernità. D'ora in poi, come accennavamo, è il soggetto che fonda il mondo politico. E la politica viene per questo intesa come una scienza esatta. La politica è qualcosa di calcolabile e quindi prevedibile. Pensate ad esempio che Hobbes, non a caso, studia testi di Galileo, studia Euclide, studia Tucidide, legge gli antichi e si ispira moltissimo a quella che è la visione scientifica per creare appunto quella che è la sua visione politica. I concetti della politica, secondo appunto gli esponenti della modernità, primo tra tutti Hobbes, non vengono intesi come qualcosa che esiste già nella natura e va scoperto, ma come qualcosa che va fondato, c'è un interesse pratico nella politica, perché bisogna trovare un modo funzionale, efficace di stare insieme, e di stare insieme adesso. La vita associata, la vita insieme, non è qualcosa di ovvio, ma qualcosa che si costruisce, qualcosa che si concorda, e quindi qualcosa che avviene in seguito alla stipula di un contratto, come dicevamo da qui, contrattualismo. Si costruisce una condizione di pace per uscire da quella che è la condizione naturale, che per Hobbes è una condizione di guerra. Hobbes parla non a caso di guerra di tutti contro tutti. Lo stato di guerra è uno stato che caratterizza l'uomo nello stato di natura, e adesso arriveremo a dire che cos'è. Fatemi soltanto fare una piccola parentesi su quelli che sono alcuni elementi terminologici che potreste incontrare quando studiate questo autore o comunque sia questo movimento. Quando studiate il contrattualismo, quando studiate gli autori moderni, dalla modernità in poi in realtà, potrebbe capitarvi di imbattervi in due termini che sono giusnaturalismo e positivismo giuridico, o giuspositivismo, è la stessa cosa. Proviamo a definirli anche se non è semplice. Vi consiglio ovviamente di leggere quello che è stato secondo me lo studioso che più di tutti ha cercato di chiarire la differenza e riflettere su questi concetti, cioè Norberto Bobbio. Giusnaturalismo e positivismo giuridico sono concetti che spesso si intrecciano e talvolta si sovrappongono, perché spesso una cosa non esclude l'altra, vedremo in che senso.
Cerchiamo di capire che cosa vuol dire innanzitutto il giusnaturalismo. I sostenitori del giusnaturalismo, appunto jus da ius e naturalismo dalla natura, ritengono che ci sia un diritto naturale, ossia un diritto di natura, un diritto basico, insomma, che l'essere umano ha in quanto essere umano. Ci sono una serie di diritti che ci caratterizzano in quanto esseri umani e che ci appartengono a prescindere da ciò che noi facciamo. Io sono un essere umano. Questi diritti. Questo sostengono gli esponenti del giusnaturalismo. Al contrario, gli esponenti del positivismo giuridico ritengono che non ci sia nessun tipo di diritto naturale e che qualunque tipologia di diritto esista soltanto in seguito ad una fondazione. Ecco, positivismo, no? Quando una legge viene posta, viene messa lì e quindi da quel momento in poi c'è, ecco perché positivismo giuridico o giuspositivismo. La differenza è questa, che mentre il giusnaturalismo non esclude l'esistenza anche del diritto positivo e dice c'è un diritto naturale e c'è anche il diritto positivo, che magari corregge quello naturale, perché non è detto che il diritto naturale sia giusto nella definizione di giusto che magari serve all'autore in questione. Ecco, d'altra parte, il giuspositivismo, positivismo giuridico, a seconda di come lo vogliamo chiamare, dice che esiste solo il diritto positivo. Quindi la differenza è questa: per il giusnaturalismo esistono entrambi i tipi di diritto, naturale e positivo. Per il giuspositivismo esiste soltanto quello positivo. Ora torniamo su Hobbes e torniamo a parlare del Leviatano. Lasciatemi però dire una cosa: Hobbes non si occupa solo di politica e non scrive solo il Leviatano, è un autore davvero poliedrico, affascinante, tra l'altro scrive benissimo, quindi se avete piacere prendetevi del tempo per approfondirlo, perché pubblica una quantità di opere davvero, davvero interessante, dai temi secondo me profondissimi. Tornando ora al Leviatano, che cosa intende Hobbes per stato di natura? Per stato di natura Hobbes intende, ci sono varie interpretazioni di come potrebbe intendere lo stato di natura, vi dico quella che a me ha sempre convinto di più e in generale è l'interpretazione che io tendo a dare a quelle che sono tutte le concezioni dello stato di natura nella modernità, quindi in Locke, in Rousseau e così via. Per stato di natura questi autori intendono una condizione presociale, prepolitica, che però non è una condizione reale, in cui davvero secondo loro gli uomini sono stati, cioè non dobbiamo intenderla come una condizione storica, ma come una condizione congetturale, ossia come si immaginano che questi uomini dovessero o dovrebbero aver vissuto, insomma, qualora non ci fossero state le leggi. Ok? Non so nemmeno se ho detto i verbi giusti perché ho cambiato verbi 35 volte, comunque sia. È l'idea che loro hanno di come si vivrebbe, si potrebbe vivere senza leggi, mettiamola così. E quindi prima delle leggi, ecco perché è stato di natura. Come si vive insieme senza nessun tipo di intervento legale, senza nessun tipo di diritto positivo. Lo stato di natura, secondo Hobbes, ha una serie di caratteristiche che è bene richiamare. Innanzitutto, nello stato di natura, gli uomini sono tutti uguali. Sono uguali nell'intelletto e sono uguali nella forza. E questa cosa, per Hobbes, noi potremmo dire: ah, bello, gli uomini sono tutti uguali, quindi hanno tutte le stesse possibilità, diremmo noi oggi. Non c'è la povertà, non c'è la ricchezza, sono tutti forti uguali, quindi. Ecco, no, per Hobbes non è una cosa positiva, ma è una cosa negativa, nel senso che questa uguaglianza fa sì che gli individui tendano continuamente soltanto a quella che è la loro autoconservazione e per affermare la loro autoconservazione sono disposti anche, per sopravvivere, diciamo, a minacciare la sopravvivenza dell'altro e quindi a ucciderlo addirittura. Inoltre, per garantire la propria autoconservazione, devono appropriarsi di risorse perché devono mangiare, devono bere, devono dormire da qualche parte. E questo ci conduce a quella che è la seconda condizione dello stato di natura per Hobbes, che è la scarsità delle risorse. Per Hobbes, nello stato di natura, le risorse non bastano per tutti. Siccome gli uomini sono tutti uguali in senso negativo, e a questo si aggiunge che le risorse che ci sono non bastano per tutti, ecco, questo porta al conflitto. E il conflitto conduce a quella che Hobbes chiama la guerra di tutti contro tutti, in cui ciascun uomo è lupo tra gli altri uomini, cioè non è assolutamente interessato ad essere un animale sociale, come direbbe Aristotele, ma vuole soltanto autoconservarsi, sopravvivere. Faccio una piccola parentesi qui. Questo discorso della scarsità delle risorse, che è fondamentale per Hobbes perché altrimenti non si capisce perché gli uomini dovrebbero farsi conflitto, non è lo stesso in tutti i contrattualisti. Ad esempio, secondo Locke, che vedremo in un altro video, non c'è scarsità di risorse nello stato di natura e quindi è un altro il motivo per cui si deve giungere a quella che è la stipula del patto. Non è però la scarsità di risorse. Oltre a questo, lo stato di natura è caratterizzato da una presenza di passioni incontrollate,
tra cui spicca, non proprio come passione, ma sicuramente come tendenza, quella che Hobbes chiama la vanagloria, cioè il fatto di vantarsi, mettiamola così, di qualcosa che non si ha, il fatto di continuare a farsi grossi rispetto agli altri. Ecco, questa cosa, attenzione, perché tornerà in un altro esponente del contrattualismo, che è Rousseau, all'interno del secondo discorso, che non parlerà proprio di vanagloria, quindi non userà questo termine, ma parlerà di amor proprio. Ci arriveremo in un altro video. La vanagloria potremmo intenderla come una ricerca non solo dell'apprezzamento, dell'onore, ma proprio di un apprezzamento talmente tanto forte da diventare negativo, perché non è sbagliato voler essere guardati in generale, secondo Hobbes, ma è sbagliato quando questa cosa degenera, quando diventa eccessiva. Perché per Hobbes ricercare onore non è negativo? Perché Hobbes, con Hobbes comincia tutta quella teoria che vede all'interno del valore di una persona, cioè di ciò che una persona sa fare, un, passatemi il termine, potere di acquisto. Io ho tanto più potere quanto più sono utile agli altri. Quindi più c'è onore, più c'è valore e più c'è potere, perché io ho tanto più potere su una persona quanto più quella persona mi serve, quindi quanto più io posso generare per lei, per lui, del valore. Questa è la visione di Hobbes, non la mia. Il punto è che io non posso andare in giro a vendere un valore che non ho. Questa è la vanagloria per Hobbes, è quando io dico, ah, so fare questa cosa, poi tu mi chiami per farla e io quella cosa non la so fare. Ed è questa la degenerazione dell'onore, del valore di cui parla Hobbes quando parla di vanagloria. Hobbes parla di questa cosa nel capitolo 12 del Leviatano, dove ci spiega che l'onore è il risultato di una corretta valorizzazione delle proprie forze. Quando noi ci valutiamo molto più capaci, molto più potenti di ciò che in realtà siamo, a quel punto subentra la vanagloria. Ecco perché nello stato di natura ciascuno pensa solo a se stesso e siccome ci sono questi vanagloriosi che fanno sempre il passo più lungo della gamba, fatemela mettere così, si continua a degenerare in una condizione di guerra, una condizione di guerra di tutti contro tutti in cui, come abbiamo detto, ogni uomo è il lupo tra gli altri. Nel senso che ciascuno pensa solo alla propria autoconservazione, al proprio benessere, al proprio star bene e non gliene frega niente degli altri, perché ogni criterio che c'è è un criterio soggettivo e quindi un criterio che spesso non ha un parametro e quindi diventa vanaglorioso e non c'è nessuno, niente di oggettivo a calibrare ciò che accade. Come fanno gli uomini ad uscire dallo stato di natura? Secondo Hobbes cominciano ad uscire quando si rendono conto di avere paura della morte violenta, cioè del fatto che da un momento all'altro la vanagloria di un altro venga lì e gli tolga la vita, venga lì e gli faccia del male. Questo conduce gli uomini a ragionare che forse è importante cercare di uscire dallo stato di natura. Nello stato di natura vige quello che Hobbes chiama il diritto di natura. Vedete perché Hobbes è un giusnaturalista e non esclusivamente un esponente del positivismo giuridico, perché per Hobbes c'è un diritto di natura, è che questo diritto è sbagliato, nel senso che non permette di vivere insieme in pace, ma crea casini e quindi bisogna sostituire a questo diritto di natura un diritto positivo, ma per lui c'è un diritto di natura. Ecco, allora, secondo Hobbes, il diritto di natura è quello che noi potremmo riassumere con la formula latina ius ad omnia, cioè quella condizione in cui tutti gli uomini hanno diritto a tutto, a qualunque cosa, pur di autoconservarsi e raggiungere il proprio piacere. E questa cosa, abbiamo detto, è sbagliata, perché porta ad un soggettivismo assoluto che non ha nessun tipo di criterio oggettivo. Il punto è che questo conduce ad una contraddizione molto forte. Perché? Perché se c'è il diritto a tutto, il diritto a tutto vuol dire che io, pur di sopravvivere, posso anche mettere in dubbio la tua vita e quindi farti del male, ecco, viene meno quello che era il presupposto della legge del diritto di natura, ossia il fatto di autoconservarsi. Cioè, se io non posso garantire la mia autoconservazione, questo significa che non sono al sicuro, che non ho davvero diritto a tutto, perché non ho diritto ad autoconservarmi, perché tu hai diritto ad autoconservarti e nel tuo diritto ad autoconservarti potrebbe esserci quello di mettere in dubbio la mia esistenza. Capite in che senso? Cioè, siccome tutti hanno diritto a tutto, alla fine nessuno ha diritto a niente, perché non c'è nessun tipo di garanzia. Non so se mi sono spiegata. Quindi, siccome l'autoconservazione, che è l'unica cosa che importa all'uomo nello stato di natura, è messa fortemente in discussione perché tutti hanno diritto a tutto, occorre trovare un modo di garantire questa autoconservazione. Quindi, ius ad omnia est redinendum, cioè il diritto a tutto, il diritto di tutti a tutto, deve essere assolutamente limitato, dice Hobbes. Questo porta gli individui dello stato di natura, quindi coloro che si appellano al diritto di natura, a arrivare ad uno step intermedio, che è quello della legge di natura. La legge di natura è il diritto di natura a cui però si aggiunge la ragione. La ragione per Hobbes è una passione, ma non è una passione di quelle negative, impulsive dello stato di natura, è una passione un po' più raffinata. Hobbes, tra le altre cose, fa una grande classificazione delle passioni, cosa che tra l'altro, lo dico così, è fatta dai maggiori esponenti della filosofia
europea del 600, per esempio Cartesio la fa, Spinoza anche. Ecco, Hobbes anche si occupa di passioni e dice che la ragione è una passione raffinata. Quindi abbiamo detto che la legge naturale è il diritto di natura corretto con la ragione, aggiustato, edulcorato con la ragione. Ci sono svariate leggi di natura che Hobbes descrive, due sono particolarmente importanti. In primis c'è l'idea di rinunciare al diritto di tutti su tutto, cioè bisogna rinunciare allo ius ad omnia, perché se tutti abbiamo diritto a tutto, allora, come abbiamo detto, nessuno ha più diritto a niente. E poi bisogna cercare di creare le condizioni per una convivenza che comincia ad essere pacifica. Qual è però il problema delle leggi di natura? Perché allora potremmo pensare, ma ci potremmo fermare qui senza bisogno di stipulare un contratto? No, le leggi di natura non bastano, perché modificano l'atteggiamento dell'individuo non obbligandolo, ma soltanto a livello interno, cioè essendo una conquista razionale, cominciano ad applicare queste leggi di natura soltanto coloro che razionalmente comprendono quanto è importante applicarle. Chi infatti non comprende, chi non ha magari questa capacità razionale, non segue le leggi di natura e continua a millantare cose che non ha e quindi a comportarsi in modo vanaglorioso, a minacciare l'esistenza degli altri, e Hobbes dice che a questo punto bisogna intervenire in modo severo, con un sovrano, con la forza. E qui entra in gioco il contratto. Cosa succede nel contrattualismo di Hobbes? Succede che gli individui, pur di avere salva la vita, pur di avere una certa misura di garanzie, di sicurezze, sono disposti a cedere una parte dei propri diritti a una terza persona, che è il sovrano. Hobbes specifica in un capitolo appunto del Leviatano che il sovrano non deve necessariamente essere uno, può anche essere un'assemblea, ci dice, quindi non è per forza un fautore della monarchia, anzi. E ecco, quindi i cittadini sono disposti a cedere parte dei propri diritti al sovrano, e attenzione, questo patto avviene in primo luogo tra i cittadini, quindi sono i cittadini che si mettono d'accordo tra di loro e decidono di alienare una parte dei propri diritti, lasciatemi usare questo termine, e solo in secondo luogo questo patto avviene tra i cittadini e il sovrano, quindi sono due patti, o comunque un patto che ha due step. Anzi, per essere ancora più precisi, altri contrattualisti parleranno in modo specifico di pactum unionis e subiectionis, cioè patto di unione e poi di assoggettamento, mettiamola così. Hobbes in realtà descrive il Leviatano più come un beneficiario del patto, nel senso che è colui al quale poi, sì, è vero, ci si sottomette e quindi ha un certo tipo poi di ruolo che è diverso, ma tecnicamente non è proprio lui che stipula il patto. Il Leviatano di Hobbes, questa cosa è molto interessante, è al di sopra delle leggi, ma è comunque sia tenuto a rispettare quelle che sono le leggi di natura, quindi è obbligato in foro interno, perché in questo modo obbligano le leggi di natura, a essere razionale e governare secondo le leggi di natura. Poi arriva una parte molto controversa del Leviatano, che magari possiamo affrontare in un video a parte, che forse è la più bella però secondo me, in cui Hobbes specifica che l'individuo non può ribellarsi al potere del sovrano, anche quando il sovrano fa qualcosa che sembrerebbe andare contro ciò che è giusto. Questo perché l'individuo non può mettere in dubbio l'autorità del sovrano, che nella visione di Hobbes è l'unica ad essere oggettiva ed è superiore quindi a quella dell'individuo. L'unico caso in cui l'individuo può opporsi è quando vede la propria vita messa in discussione, ma anche lì vi si oppone a livello di autoconservazione, quindi si ritorna al primo step, che è lo step del diritto naturale, perché è chiaro che nel momento in cui vediamo la nostra vita messa in discussione tendiamo a difenderci proprio per istinto, perché è un istinto. Cioè, secondo Hobbes, non si può resistere al sovrano, e questa cosa qualcuno l'ha interpretata in modo assolutista, con una direzione assolutista. In realtà io no, però io non sono nessuno, quindi ve la dico perché magari, non lo so, può spingervi ad una riflessione, ma io non sono sicuramente ai livelli degli altri teorici che ci hanno ragionato, quindi prendetela con le pinze. Io, siccome c'è esplicitamente un capitolo in cui Hobbes specifica che il sovrano non è detto che sia una persona, ma può essere un'assemblea, ho sempre interpretato questa idea di non potersi ribellare al sovrano qualora non se ne considerano giuste le decisioni come un tentativo di Hobbes di mantenere il più a lungo possibile la pace. Vale a dire, siccome si è decretato di alienare questo tipo di poteri, di decisioni, a qualcuno di terzo, che magari però è un'assemblea scelta con tutti i criteri di giustizia possibili e immaginabili, allora quell'assemblea sarà talmente mista, talmente vasta, da poter garantire il rispetto di un determinato stato di cose, che dovrebbe essere uno stato di cose civile e
non lo so, in un'ipotetica situazione che Hobbes non delinea, ma noi potremmo leggere rispettando quella che è la visione di Hobbes, magari democratica, nel senso che perché dovrei mettere in discussione la sovranità di un'assemblea di persone che magari si occupa, avendo a disposizione tutti i migliori mezzi possibili, di valutare quello che dovrebbe essere il bene per la società? Non dico che questa sia la visione corretta, dico che però secondo me è una possibile interpretazione di Hobbes e che quindi io non mi sono mai sentita di leggere Hobbes in completa visione, direzione assolutistica, perché secondo me non è così. Cioè, ho sempre letto questa cosa di non ribellarsi, di limitare il diritto di resistenza, come un tentativo di Hobbes di dire: se abbiamo scelto di delegare al sovrano, all'assemblea, a quello che vogliamo, questa responsabilità, è perché dobbiamo fidarci. E quindi non avrebbe senso mettere in discussione il sovrano qualora questo sovrano sia assolutamente qualificato. Cioè, è una visione molto ottimistica, ok? Perché è chiaro che da un momento all'altro anche un'assemblea può rivelarsi tirannide o oligarchia. Però io la voglio leggere così, chiamatemi ottimista, chiamatemi come volete. A me piace leggerla così, cioè il fatto di dire non c'è diritto alla resistenza perché non serve resistenza in quello che dovrebbe essere il patto perfetto del Leviatano, in cui si delega ad una persona, in realtà ad un'assemblea, nella mia visione, insomma, nella mia interpretazione, che è assolutamente ragionata in quell'ottica. Però prendetela con le pinze questa cosa, perché non è ciò che hanno detto i maggiori interpreti di Hobbes, che invece lo vedono come un teorico dell'assolutismo, un fautore dell'assolutismo. In chiusura di questa parte sul Leviatano vorrei fare questa aggiunta, ossia legata alla religione, nel senso che abbiamo detto che il Leviatano ha in una mano il simbolo del potere temporale, la spada, e nell'altra il simbolo del potere religioso, questo scettro, appunto. Perché? Perché Hobbes ha una visione della religione molto pratica, e avete visto, abbiamo detto, tutte le polemiche, diciamo, religiose che si verificano negli anni in cui in Inghilterra vive Hobbes, tra Giacomo, Carlo I. Ecco, secondo Hobbes, la religione non deve essere capace di innescare delle lotte politiche. La religione deve essere in funzione del mantenimento di una situazione standard pacifica all'interno dello Stato. Quindi la religione deve essere, qualcuno direbbe, instrumentum regni. La religione non deve avere il potere di mettere in discussione quello che è il potere politico, e anzi il sovrano semmai deve usarla per mantenere un certo stato di cose. Pensate che la seconda metà del Leviatano è praticamente interamente dedicata a un'interpretazione, una reinterpretazione hobbesiana dei testi sacri, delle scritture, in cui Hobbes mostra come la religione non venga messa in discussione dalla sua teoria politica, ma anzi ne sia la conferma, cioè la sua teoria politica conferma la religione, cioè Dio è in qualche modo un Leviatano, secondo Hobbes. Dio governa, Dio fa patti, fa tanti esempi, ad esempio richiama l'episodio di Abramo. Il problema, dice Hobbes, subentra con il cristianesimo, perché il cristianesimo elimina il messaggio politico e concentra tutto sulla moralità, sull'aldilà, e quindi viene meno il ruolo politico che secondo Hobbes invece prima c'era sempre stato. In chiusura vi leggo alcuni passaggi del Leviatano che sono molto importanti perché parlano di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, però è molto importante leggerlo con le parole dell'autore. Siamo nel capitolo 18 e qui c'è la parte in cui io vi dicevo che Hobbes non dice che il sovrano deve essere per forza una persona, ma c'è una parentesi, un innesto che fa capire che forse ha in mente sì, ok, un assolutismo, ma un assolutismo assembleare, non so nemmeno se esiste questa espressione, ma comunque sia, è per questo che io ho una visione un po' ottimistica. Sarò l'unica in tutto il mondo sicuramente, ma non sono per ora disposta a cambiarla, sicuramente un domani sì, anzi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Siamo nel capitolo 18, nella seconda parte, che è la parte dedicata allo Stato. Dei diritti dei sovrani per istituzione. Uno Stato viene definito come istituto quando una moltitudine di uomini si trovano d'accordo e ciascuno con l'altro, quindi Hobbes qui dice tra di loro gli uomini, non gli uomini e il Leviatano, stipulano un patto stabilendo che ad un determinato individuo o, attenzione, ad un'assemblea di uomini, io in tutta questa espressione vedo tutto il mio ottimismo, perdonatemi, verrà conferito da parte della maggioranza il diritto di rappresentare la totalità delle loro persone, cioè di essere il loro rappresentante. Ciascuno poi, sia chi votò in suo favore, sia chi votò contro, autorizzerà tutte le azioni e decisioni di quell'individuo o di quell'assemblea, allo stesso modo come se fossero proprie, e ciò allo scopo di garantire pacifica convivenza nell'interno dello Stato e di essere difesi dai nemici esterni. Io qui vedo del positivo, nel senso che prendete con le pinze quello che vi dico, perché ovviamente leggete anche altre fonti. Questa cosa che Hobbes dice è molto importante. Lui sta dicendo: nel momento in cui tu deleghi ad un Leviatano, anche se tu non volevi scegliere lui, ma la maggioranza sì, tu sei comunque soggetto alle sue leggi e non hai diritto di resistenza. Questo
questa cosa che oggi noi considereremmo sbagliatissima, ed è giusto che sia sbagliatissima, non fraintendetemi, vale a dire, io sono contrario al governo che c'è adesso, faccio parte dell'opposizione, io posso e devo manifestare dissenso. Ecco, Hobbes direbbe non è possibile. Perché? Perché se la maggioranza delle persone, secondo Hobbes, ha votato quella persona, quell'assemblea, è perché probabilmente quell'assemblea è la più adatta a governare queste persone che hanno votato. Qual è? Perché io vedo però dell'ottimismo in questa cosa? Perché avete sentito Hobbes che cosa ha detto dopo? Lui ha detto, allo stesso modo come se fossero proprie, e ciò allo scopo, ci dice perché non c'è diritto di resistenza, allo scopo di garantire pacifica convivenza nell'interno dello Stato e di essere difesi dai nemici esterni. Cioè, Hobbes ha una visione molto più pratica, ecco perché io non lo vedo come un fautore dell'assolutismo, forse l'ho sempre interpretato in modo troppo edulcorato, e ci sta, perché in effetti credo di essere l'unica, ma io ci vedo un'idea di speranza, cioè una stanchezza di fronte a questa guerra, nel senso che noi oggi possiamo permetterci di parlare di opposizione, ed è giustissimo, ragazzi, non fraintendetemi, è importante manifestare dissenso quando non si è d'accordo, ma possiamo farlo perché siamo in una condizione sociopolitica che ce lo permette, in cui nella nostra parte di guerra non c'è una guerra talmente forte che noi non riusciamo a uscire di casa senza esserne invasi e questa guerra ci entra in casa. Hobbes interpreta il sentimento di un uomo, di una generazione, di un'epoca così stanca della guerra, così tanto privata di ogni tipo di forza, no? Per quello che si sta vivendo, che forse è anche normale cercare di dire evitiamo tutto quello che può causare del malessere. Quindi io non voglio dire che sono d'accordo, perché questo non l'ho mai detto, ma voglio dire che secondo me c'è una speranza, no, in positivo, in quella che è la visione di Hobbes, che secondo me non è assolutista in negativo, ma è assolutista con la speranza che in questo modo magari si eviti qualunque tipo di conflitto. Spero di essermi spiegata. Andiamo avanti, e qui arriviamo al capitoletto che Hobbes chiama Il potere sovrano non può essere perduto. E qui c'è il discorso sul fatto che il Leviatano non può essere dimesso, mettiamola così, né si può mettere in discussione ciò che lui dice. In secondo luogo, dato che il diritto di rappresentare le persone di tutti i sudditi è ceduto a colui che viene nominato sovrano, soltanto attraverso un patto di ciascuno con l'altro e non di lui con ogni singolo contraente, non può mai verificarsi il caso che il sovrano infranga il patto, e di conseguenza neppure da parte dei suoi sudditi può esservi una rottura che, sotto pretesto di una pena ricevuta, possa renderli liberi dalla soggezione accettata. È chiaro che colui che è nominato sovrano non conclude alcun patto con i suoi sudditi prima di quello che essi concludono tra loro per eleggerlo. Ecco qui il punto. I sudditi fanno il patto tra di loro, e quindi il sovrano, nella visione di Hobbes, non può essere sbagliato, perché noi ci siamo tutti messi d'accordo. Perché se così fosse, egli dovrebbe o stipularlo con tutta la moltitudine, come in una riunione organizzata per dar luogo ad un patto, oppure dovrebbe fare tanti patti quanti sono i contraenti. Con tutta la moltitudine, come avviene nel caso di un'assemblea, è cosa impossibile, perché essi non sono una sola persona. Hobbes ci sta dicendo, come facciamo a metterci d'accordo ciascuno di noi singolarmente con il sovrano? Ognuno di noi avrà una visione diversa, ecco perché dobbiamo metterci d'accordo tutti noi e poi dirlo al sovrano. E se egli conclude patti con ciascuno dopo che ha ottenuto la sovranità, essi non costituiscono più impegni validi, dato che qualunque atto possa aspettarsi da qualcuno di loro che non rispetti quella sovranità è atto di cumulativa responsabilità di se stessi e degli altri, perché concluso nella persona e con il diritto individuale di ciascuno. Inoltre, se uno o più pretendono di rompere il patto concluso dal sovrano al momento della sua istituzione, ed altri o ad un altro dei suoi sudditi o lui stesso pretendono che non vi sia stata alcuna infrazione agli impegni, non esiste in questo caso alcun giudice capace di comporre la controversia, che verrà rimessa alla decisione della spada, ed ognuno riacquisterà il diritto di proteggersi con la sola propria forza, contro lo scopo che ci si era prefisso all'atto dell'istituzione dello Stato. Questo è quello che dicevamo prima. Ci sono dei casi in cui si può regredire al diritto di natura, cioè quei casi in cui, siccome si vuole individualmente andare contro il sovrano, contro il Leviatano, non c'è più un giudice, perché il giudice era il Leviatano, allora si torna indietro a quello che è il diritto naturale. Hobbes dice che può verificarsi. Qui arriva la delicatezza di Hobbes, sentite. L'opinione che un monarca riceva il suo potere attraverso un patto, cioè sotto condizione, deriva dalla non comprensione di questa semplice verità. Cioè che, essendo i patti niente altro che parole e promesse verbali, non hanno forza di obbligare, impedire o proteggere alcuno all'infuori di quella che è data loro dalla pubblica spada, cioè dalle mani non legate di quell'individuo o assemblea, vedete che Hobbes lo ripete sempre, o assemblea, che esercita la sovranità, e le cui azioni siano avallate da tutti e messe in esecuzione dalla forza di tutti, riunita nella persona del sovrano. E qui arriva la parte, cioè Hobbes qui è un po' criptico, continua a ragionare su questo senso dell'assemblea,
l'assemblea, la mette un po' in discussione, ma secondo me perché lui teme che l'assemblea, e lo teme perché abbiamo visto gli eventi politici che stanno accadendo, teme che l'assemblea abbia comunque sia un fine di individualismo e quindi lui non riesce forse a individuare una forma assembleare che sia efficace. Purtroppo Hobbes non ipotizza nemmeno la democrazia, ma perché non siamo nell'epoca che è ancora pronta. La parte successiva dell'opera si intitola così: nessuno può, senza commettere atto di ingiustizia, protestare contro la sovranità voluta dalla maggioranza. E sentite qui, questa è l'ultima parte che leggiamo. Anche perché avete visto, è molto semplice, è davvero fruibile, potete leggerlo tranquillamente da soli. In terzo luogo, dopo che la maggioranza ha espresso il suo consenso nell'eleggere un sovrano, colui che si opponeva deve, dopo ciò, consentire con gli altri, cioè essere contento di avallare tutte le azioni che quello compirà, altrimenti sarà, a giusta ragione, distrutto dagli altri. Se infatti egli, di sua volontà, si associò con quelli che si erano riuniti per eleggere il sovrano, ha con ciò sufficientemente espresso la sua volontà e perciò implicitamente convenuto di aggettare quello che la maggioranza avrebbe in seguito ordinato e perciò si rifiuta di eseguire o protesta contro qualcuno dei suoi decreti, fa ciò che è contro i termini del patto e perciò ingiustamente. E sia che egli appartenga o non all'associazione, sia che gli venga o no richiesto il suo consenso, egli deve o sottomettersi ai decreti stabiliti da quella oppure essere lasciato nella condizione di guerra precedente al patto, nella quale potrà essere distrutto senza ingiustizia da qualunque altro dei suoi simili. E qui Hobbes continua spiegando che se tu hai fatto un patto con altri individui, ma a questo patto vuoi sottrarti perché non sei d'accordo con Leviatano, tu torni nella condizione di guerra e a quel punto puoi essere trattato come se fossi all'interno dello stato di natura. E poi Hobbes continua: le azioni dei sovrani non possono essere, secondo giustizia, criticate dai sudditi. Il sovrano è giudice di ciò che è necessario alla pace di difesa dei suoi sudditi, il diritto di promulgare le leggi, ed è giudice di quelle teorie che possono loro essere insegnate. Quindi, insomma, stiamo parlando di una visione che probabilmente, chiaramente, ha dei tratti dell'assolutismo, ma io l'ho sempre vista in questo modo. Qui ci tenevo a dirvi la mia teoria, che magari non frega nessuno. Vi ho detto anche appunto quella di Hobbes. Spero di darvi qualche spunto in più, mi farebbe sapere che cosa ne pensate nei commenti. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati con me in questo video, vi invito a seguirmi su tutti i social e a sostenermi se i miei contenuti appunto vi piacciono. Vi aspetto nei commenti, perché questo video è durato tanto, ma perché io sono, cioè, ho letto Hobbes in tutte le salse, ho delle mie idee che insomma ci tenevo in qualche modo a raccontare, ecco, quindi voglio sapere assolutamente che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto questo video, ci vediamo sui social, lasciate un bel like, mandate questo video ai vostri amici e a prestissimo al prossimo video.